anch'io un membro, grazie. Anch'io membro dell'Associazione Cittadini in Primo Piano. È doveroso salutare tutti gli amici, i cittadini qui presenti, che questa mattina hanno deciso di condividere con noi questo momento importante per l'associazione, l'inaugurazione di quella che sarà la sede dell'Associazione Cittadini in Primo Piano. È un momento importante per noi, condividete con noi. Sono lieta di presentare questa mattina colui che insieme agli altri membri fondatori dell'associazione, che poi presenterà il presidente, avrà lui il piacere poi di presentarli, dicevo sono lieta di presentare colui che insieme dicevo agli altri membri dell'associazione costituisce una risorsa umana, un elemento importante nella struttura, nell'impalcatura di questa associazione. Si definisce una persona semplice, si definisce una persona che ha una passione, quella per il territorio in cui vive. Io aggiungo una persona per bene, il presidente dell'associazione Cittadini in Primo Piano, Rolando D'Alessio. Buongiorno e grazie di essere di partecipare a questa nostra inaugurazione. Io mi onoro di essere il presidente di questa associazione Cittadini in Primo Piano e vorrei velocemente presentarvi i membri, i soci di questa associazione. Ci ha presentato, ho avuto l'onore di essere presentato dall'avvocato Patrizio Quaranta, che ricopre il ruolo di vicepresidente. Ci sono poi, scusate, giusto per non dimenticare indietro qualcuno, purtroppo l'età mi obbliga ad usare delle protesi. Allora, Vincenzo Fortunato, che qui. Eccolo qua, perdona Vincenzo, che è segretario di tesoreria. C'è Geometra, Iginio Garofalo, che è qui alla mia sinistra. Daniele Geometra e Daniele Cantalupo, che è qui alla mia destra. Antonio Montella, che potete sentire alla mia sinistra. Il dottor Carlo D'Antuono, che è immediatamente vicino a me. Dottor Enrico Farina, che si è allontanato e non sarà europeo, però c'è ancora l'avvocato Antonio Salvatore, che è arrivato, e Antonio con il padre, che ha purtroppo dei problemi di famiglia. Di nuovo il benvenuto a tutti e come promesso siamo giunti al momento inaugurale di questa sede qui a Bellizzi, di questa associazione che è Cittadini in Primo Piano, che mi onoro, come ho anche già detto prima, di rappresentare. E con tanto orgoglio che presiedo questo momento, perché mi dà l'occasione di ringraziare a coloro che ci sono stati vicini, a tanti che ci hanno dato la loro partecipazione e ci hanno fatto capire in questi giorni che il messaggio che abbiamo lanciato quella sera del 16 febbraio nella sede sociale di Bellizzi, il centro sociale di Bellizzi, è stata in un certo modo raccolta e partecipata da tanti cittadini di Bellizzi. L'associazione è nata con l'intento di intercettare quelle energie, quel vento di cambiamento che pure soffia tra le strade della nostra Bellizzi. È un momento storico
particolare, c'è voglia di cambiare le cose e appunto noi vogliamo cogliere questo momento. In questi giorni si sono avvicinati a noi tanta gente, tanti giovani, nei quali si è accesa la speranza di poter cambiare in un certo modo le cose. Si sono avvicinati a noi cittadini, persone che si erano in qualche modo allontanate dalla politica e che stanno facendo ritorno, si stanno unendo intorno a noi. Si sono avvicinati a noi professionisti, esperti nei loro settori, che ci hanno dato il loro appoggio, il loro contributo e che ci hanno dato suggerimenti ed idee che, per la verità, abbiamo messo subito a vaglio dei nostri esperti, di coloro che stanno lavorando per vedere se è possibile fare delle cose, cosa che certamente credo, delle cose per questo paese. Non ho dubbi, la voglia di cambiare le cose è evidente, la voglia di lottare per l'affermazione delle proprie idee inizia ad essere sempre più forte. Noi pensavamo che fosse spenta, per la verità, però era solamente assopita. Bisognava che ci fosse uno stimolo, e questo stimolo pare che l'abbiamo creato noi altri. Quindi sono, diciamo, cittadini che ci hanno testimoniato appunto con la loro vicinanza, la voglia di appoggiarci in questo percorso di cambiamento. Il nostro invito è rivolto soprattutto a tutti quanti i cittadini di Bellizzi, privati cittadini e anche forze politiche. E la nostra sede, il motivo dell'apertura della nostra sede è perché riteniamo che questo sia il punto di incontro con tutti per tutti coloro che vorranno in un certo modo appoggiarci in questo percorso di cambiamento. Ripeto, aspettiamo tutti, aspettiamo soprattutto però i giovani, che sono la forza vitale, l'energia della nostra comunità, e vi assicuro che ho avuto modo in questi giorni di incontrarne tanti che hanno voglia appunto di partecipare. E a questi giovani, che hanno anch'essi, hanno soprattutto loro idee nuove, idee fresche, e non sono soprattutto inquinati dal logorio della vita e degli egoismi che sono, come tutti sanno, proprie delle generazioni più vecchie. Quindi aspettiamo voi, soprattutto giovani di Bellizzi, aspettiamo che solamente con il vostro aiuto, solo con la vostra partecipazione, avremo la possibilità di cambiare le cose. Che dire ancora? Stiamo lavorando alacremente e vi daremo presto nostre notizie. Con questo vi ringrazio e vi invito ad assaggiare la torta inaugurale che abbiamo preparato nella stanza interna. Grazie ancora a tutti e buona domenica.